differenza tra sostituto di imposta e responsabile di imposta nel diritto tributario. Il sostituto di imposta è una persona che si sostituisce al contribuente in tutto o in parte per quanto riguarda il pagamento di un'imposta, cioè c'è un soggetto che realizza il presupposto dal quale deriva una imposta. Una volta che è stato realizzato questo presupposto, la legge decide che il pagamento della relativa imposta non dovrà essere fatto da chi ha realizzato il presupposto, ma sarà fatto da un altro soggetto individuato dalla legge. Questo soggetto individuato dalla legge che deve pagare è l'unico obbligato a pagare l'imposta e appunto ha un obbligo di versamento dell'imposta entro questi termini. Se non versa l'imposta, chiaramente ci saranno delle sanzioni. Facciamo degli esempi. Sostituto di imposta è per esempio il datore di lavoro che non realizza il presupposto, ma è il lavoratore che realizza un reddito e dal reddito deriva l'imposta IRPEF. La legge prevede che l'IRPEF però non venga pagata dal lavoratore, ma venga pagata dal datore di lavoro. Come funziona in concreto? Io vado a lavorare e alla fine del mese ho maturato il mio stipendio. Mettiamo che il mio stipendio sia di 2000 euro. Su questi 2000 euro devo pagarci l'IRPEF. Ipotizziamo che l'IRPEF sia del 20%. Dovrò pagare quindi 400 euro di IRPEF. Attenzione! Siccome la legge prevede che non sia io il lavoratore a pagarlo, ma la legge disciplina il meccanismo del sostituto di imposta e che paga per conto di chi realizza il presupposto questa imposta. Per cui, per la legge, l'IRPEF non deve essere pagata dal lavoratore, ma deve essere pagata dal datore di lavoro. È il datore di lavoro che è obbligato, quindi, a pagare l'IRPEF. È lui che dovrà quindi versare all'erario l'importo IRPEF. Certo che non deve rimetterci il nostro sostituto, ma il sostituto opererà una ritenuta sullo stipendio, per cui non farà un bonifico di 2000 euro al lavoratore, ma farà un bonifico di 2000 meno il 20%. Quindi manderà al lavoratore 1600, e perché avrà trattenuto 400 euro e che 400 euro li manderà all'erario a titolo di imposta. Questa imposta potrà essere versata a titolo di acconto, cioè il datore di lavoro versa intanto 400 euro. Poi, nel momento in cui si arriverà a fine anno e si vedrà quanto effettivamente avrà guadagnato il lavoratore, e si faranno i vari conguagli e se il lavoratore avrà superato determinati scaglioni, gli verrà, dovrà versare altri soldi, per cui avrà delle altre ritenute più alte sullo stipendio. Oppure se ha il datore di lavoro ha trattenuto troppo perché alla fine dell'anno il lavoratore ha guadagnato meno rispetto a quello che ci si aspettava, allora sarà l'erario che ritornerà quanto versato in eccesso, quanto ritenuto e poi versato in eccesso al lavoratore direttamente. Diverso è invece il responsabile. Il responsabile è un soggetto che non si sostituisce a chi deve pagare l'imposta, ma si affianca a chi deve pagare l'imposta. Cioè il responsabile è obbligato in solido, cioè insieme ad altri, e deve pagare questa imposta. Questa imposta la deve pagare perché sono gli altri che hanno realizzato il presupposto e da quel presupposto è derivato un obbligo di imposta. Il responsabile non ha realizzato personalmente il presupposto, ma la legge prevede che in ragione del ruolo che svolge è tenuto a pagare solidalmente
l'imposta con chi ha realizzato il presupposto. È il caso del notaio per l'imposta di registro. Quando il notaio fa un atto che deve essere registrato, questo atto è soggetto a imposta di registro. Il notaio è responsabile per quell'imposta, cioè significa che l'imposta deve essere versata o dal notaio o dagli altri soggetti coinvolti nell'atto, perché sono tutti solidalmente obbligati al pagamento. Il notaio solitamente versa l'imposta e poi si rivale sui coloro che hanno realizzato il presupposto, cioè le parti dell'atto. E quindi quando poi chiederà il compenso per il proprio lavoro, aggiungerà al compenso anche l'imposta che ha pagato per registrare quell'atto. Qualora il notaio non dovesse adempiere a questo obbligo, siccome è un caso di responsabilità solidale, saranno tutti tenuti al pagamento, per cui le parti dell'atto dovranno andare a pagare la loro imposta di registro direttamente.